Siamo al giro di boa, siamo a metà stagione, c'è bisogno assoluto, disperato di punti. Motta. Ma dà indietro al compagno. Duello molto fisico per il possesso di palla. Arbitro che fischia il fallo. Ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. E c'è l'intervento dell'arbitro. Il portiere recupera il pallone. Sorprenderlo, un tiro che ha lasciato decisamente a desiderare questo. Ecco il tiro, palo, occasione, palla ancora buona. Ha spazio per tirare. Nulla da fare, pallone che esce. Occhio al suo movimento. Cavani. E sarà calcio d'angolo. E qui stiamo rivedendo il replay della conclusione di qualche istante fa, quando sono andati vicini al gol. Parte il tiro, l'intervento del portiere, sarà nuovamente calcio d'angolo. Difende bene il pallone. Palla che finisce in out. Cavani. Palla spazzata via. Contrasto ruvido, vigoroso. Riesce a domesticare il pallone nonostante il traffico. Pericolo. Questo fallo interrompe l'azione.
hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Cavani. Piglia bene il pallone. Se lo lascia sfuggire. Perso il duello di fisico e di attenzione. E ha cercato il tocco profondo, ma non va. Buono l'1-2. Magnifica chiusura difensiva. Apre di testa. Ha perso il pallone. Riconquista il pallone. Cavani. Motta. Buono l'appoggio. Intervento efficace. Molte interruzioni, infatti ci saranno 5 minuti di recupero. Tutto facile qui per il portiere. Vediamo che decisione prende l'arbitro. Motta. C'è spazio davanti a sé. Palla che filtra benissimo. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45. L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. Lottano per conquistare il pallone. Punizione da una mattonella molto interessante. È arrivato il cartellino, ammonizione che mi sembra sacrosanta. Sì, Pierluigi, non accenna nemmeno una protesta. Del portiere, finisce in rete, davvero non fortunato qui. Hanno finalizzato alla grande, una splendida manovra, approfittando anche dell'atteggiamento imbarazzante della difesa avversaria. Una parabola meravigliosa, ha segnato direttamente su calcio di punizione con una parabola splendida che ha terminato la propria corsa in fondo alla rete. Traiettoria fantastica, il portiere avrebbe avuto bisogno di un miracolo per arrivare. Portiere che blocca il tiro, bravo qui. Cavani. L'arbitro non ha visto il fallo.
aveva concesso il vantaggio, ma poi l'arbitro giustamente ha fischiato. Cavani. Bravo a intercettare questo pallone, non era facile. Cavani. Tutto è pronto per la rimessa da parte del portiere. Qui possiamo rivedere l'azione precedente dalla quale è nato il gol, ovviamente da diversa inquadratura. Cavani. Interrompe l'azione con un intervento tempestivo. Arriva la segnalazione che ferma il giocatore tutto solo verso la porta. Un'azione spettacolare, può essere vincente, ma è giusto fermare il gioco. Apre bene di testa. Palla schizza via dopo il contrasto. Cavani. È in posizione da cross. Che palla che è riuscita a intercettare. Ottimo l'intervento, recupera il pallone. Attenzione, pericolo! E sarà rigore. Impeccabile, palla che finisce in rete. I rigori sono sempre una sfida di nervi tra chi calcia e il portiere, e stavolta vinto lui. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. Magnifica chiusura difensiva. Recupera il pallone con un intervento facile. Si contendono il controllo del pallone. Palla schizza via dopo il contrasto. Va da indietro al compagno. Prova la botta. Respinge il primo tiro. Grande tempismo da parte del difensore, intervento spettacolare. Hanno provato a sfondare per vie centrali, ma sono stati fermati.
si ripartirà con un fallo laterale. Fuori, sarà fallo laterale. Il pallone è uscito, sarà rimessa. Grande tempismo in questo anticipo. È il momento decisivo della gara, siamo nel finale, tutto può ancora succedere. Resta in piedi nonostante il contrasto. A giudicare dalle smorfie potrebbe essere un problema muscolare, speriamo ovviamente non troppo serio. Conquistano un buon pallone al centrocampo. La grafica relativa alle conclusioni ci dimostra come la squadra che è sotto nel punteggio in realtà, paradosso, è quella che ha tirato di più in porta. La differenza sta nella mira dei giocatori però. C'è il fischio del direttore di gara, è offside. Il fischio finale e conquistano dunque la vittoria nonostante tanta sofferenza. È vero, hanno tirato in porta meno degli avversari ma sono stati molto più concreti.